Amici e amici di Super J, ben ritrovati con A Colazione, il nostro format che ogni mattina ci consente di dialogare con un ospite. Questa mattina ci troviamo come ogni giovedì dagli amici della pasticceria Vanilla. È tornato a trovarci Valdo di Bonaventura, assessore, pronto ad avventurarsi nelle prossime elezioni regionali da indipendente con la lista di Azione. Insomma, una bella avventura ti aspetta, intanto ci diamo del tu, ti aspetta una bella avventura? Assolutamente sì, sono già in campo da tempo, devo dire che la candidatura di D'Amico, di Luciano D'Amico, mi ha convinto a sostenerlo, entrare in campo e cercare di dare il mio apporto, perché merita tutta l'attenzione possibile. Abbiamo un candidato presidente super, direi, perché anche la sua esperienza di vita ci racconta una storia importante, che come rettore ha fatto risplendere la nostra università, poi come presidente della tua ha portato stabilimenti di cui ha beneficiato tutta l'organizzazione dei trasporti abruzzesi, quindi una candidatura importante che merita la massima attenzione, la massima condivisione e il massimo sostegno. Come mai hai deciso di scendere in campo? Al di là ovviamente del peso specifico che il candidato presidente, l'ex rettore Luciano D'Amico, possa avere, che sicuramente, indubbiamente ha. Come mai questa decisione? Mi ha fatto una domanda molto giusta che io qui darò una spiegazione importante. Io lavoravo lì all'Atero, sa benissimo, le case popolari, quindi diciamo a che fare con la popolazione più debole, più fragile. E sono tanti gli assegnatari che incontro, che mi chiamano dicendo di avere grossi problemi per quanto riguarda le prestazioni sanitarie. E diventa difficile per uno che già ha difficoltà alla fine del mese a pagare le utenze, andare a chiedere prestazioni sanitarie e sentirsi dare appuntamenti un anno e mezzo, 15 mesi, 12 mesi, 18 mesi, 2 anni. E quindi è un problema serio che ho investe sulla popolazione più debole, che poi non ha possibilità di curarsi. Tanto è vero, i dati ci dicono che una buona percentuale di 16% di cittadini rinunciano poi a curarsi. Quindi parliamo di prevenzione, ma poi la prevenzione va a farsi friggere. Questo aspetto è molto preoccupante, perché oltre al fatto che i cittadini rinunciano a curarsi perché non hanno poi i fondi, i soldi necessari per poter affrontare la spesa necessaria, c'è anche l'altro aspetto della medaglia, che è legato all'alimentazione, perché spesso per risparmiare, per abbattere i costi, si cerca di risparmiare, non sempre si sceglie un prodotto di qualità. Questo deve far riflettere. Sappiamo benissimo che c'è un 7-6% che ha proprio difficoltà, siamo sotto la soglia di povertà e questa gente probabilmente non si potrà più curare. Tra l'altro, poi proprio sulla materia sanitaria, non so se si ricorda, ma io 9 anni fa, 10 anni fa ho fatto una battaglia importante contro l'allora manager Barrassi, sì, perché si voleva rimuovere il primario di urologia, purtroppo non c'è più Vicentini, e si voleva chiudere l'ufficio di oncologia di Pangotti, che funzionava benissimo. E quindi una problematica che mi ha sempre interessato, e quindi questa è una delle motivazioni che mi ha spinto a sostenere D'Amico, a scendere in campo e cercare di dare un contributo per quello che posso, e sicuramente sarà un importante contributo per la vittoria di D'Amico. Tu hai delle deleghe importanti, ne avevi una molto interessante che era legata alla manutenzione, un territorio come Teramo, l'abbiamo detto anche in precedenza quando ci siamo visti qualche tempo fa, insomma la manutenzione diventa essenziale per una città come Teramo, perché poi insomma è anche il biglietto da visita per chi frequenta il capoluogo provinciale, avere un verde curato, avere soprattutto un decoro degno di questo nome diventa fondamentale. Però tu hai anche una difficoltà organizzativa, non hai più la manutenzione, però a un certo punto con 2 persone non si può mandare avanti la cura. Ma io direi che bisogna rivedere un po' il tutto, una buona politica di amministrazione, ma sia comunale, sia provinciale, sia regionale, e rimettere in campo gli strumenti per fare una buona manutenzione del territorio, perché è fondamentale. Noi abbiamo un territorio bellissimo
se poi si va a vedere le strade, anche quelle provinciali purtroppo sono tutte ammalorate, strade comunali ancora accettando, ovviamente abbiamo fatto tanto come amministrazione, il sindaco si è impegnato, ha cercato di sostenere le mie iniziative sul recupero del territorio, sono state fatte 52 strade nuove, tanti interventi sulle frazioni, anche se riduttivi perché sarebbe da rifare tutto, quindi si deve continuare su quella strada. Io sostengo pienamente l'azione del nuovo assessore alla manutenzione, perché prima, quello che ci chiedono i cittadini è manutenzione, decoro, sono tre elementi importanti, manutenzione, cura del verde, pulizia e decoro, sono quelli che i cittadini oggi ci chiedono, però ecco, bisognerebbe investire proprio anche a livello nazionale, quando stanziano i fondi, di dare un'attenzione a queste problematiche, si parla sempre di grandi progetti, ci vogliono anche quelli, ma non in maniera esagerata come sono oggi. D'accordo, sono d'accordo, servono i grandi progetti, ma servono anche gli interventi per le piccole cose, perché poi quello che viene all'occhio, che colpisce subito, è come viene curato un territorio, no? La bellezza del territorio. Ma io sono, il mio motto è proprio quello, rieducamoci alla bellezza, basterebbe poco, ecco, quando si parla di verde, di cura del verde. Beh, un'amministrazione comunale dovrebbe avere almeno 5-6 giardinieri per veramente, perché tra l'altro un giardiniere, un indipendente comunale costa pochissimo, quindi siamo sulle 30-32 mila euro complessivamente tutto, quindi con 5 giardinieri si potrebbe veramente dare attenzione ai luoghi, curarli, riducare la bellezza. Perché dico questo, sempre questo detto, questo modo di dire, perché la bellezza ci rieduca i buoni comportamenti, a non buttare rifiuti, a avere attenzione dei luoghi. Se il luogo è abbandonato e tutti sono portati poi a non averne cura, quindi è un concetto fondamentale quello di... È vero quello che tu dici, perché se il luogo è abbandonato magari si butta, si lascia un sacchetto della spazzatura in un punto, poi quel punto diventa una discarica a cielo aperto. Infatti questo... c'era una vignetta molto bella, che uno butta un sacchettino, dopo un altro, tutti quanti sono portati a buttare, passa il primo e dice guarda che scostumato, sì, sì. Era stato lui il primo, sì, a buttare quel sacchetto a rifiuti. Purtroppo, ripeto, questo è un concetto fondamentale su cui dovremmo riflettere, e io dico sempre, puntare molto più sulla manutenzione, è quello che ci chiedono i cittadini, che ci porterà poi a rivalutare tutti i nostri territori che sono meravigliosi. Noi abbiamo, se si va nel Trentino, fa il raffronto e vede che va una piccola cascata del Trentino a Madonna di Cambino, dove paghi pure il biglietto, poi a vedere la cascata qui che sta sopra a Casanova di Cortino, di una bellezza straordinaria, però lì i luoghi, i percorsi non ci sono. Insomma, dovremmo rivedere il tutto e cercare, come si dice, di guardare chi fa meglio di noi e cercare di prenderne esempio. Sei diciamo uno che è molto attento all'ambiente, allora voglio arrivare a porti questa domanda, visto che è argomento ormai da diverso tempo, soprattutto da quando in una notte è stata praticamente cancellata gran parte della riserva naturale del Borsacchio, il 98% è stato depennato di quel territorio, è stato riperimetrato, sono state raccolte circa 12.000 firme da parte degli ambientalisti e di semplici cittadini per fare in modo che quella riserva non venga come dire, appunto, cancellata definitivamente. Sono rimasti 24 ettari, la regione sembra intenzionata ad un dialogo, ma tu che opinione ti sei fatto? Intanto io come assessore all'ambiente, legato alle questioni ambiente cui tengo molto, mi sono documentato. Quello che è successo è veramente vergognoso, una brutta bacina dalla politica, perché dobbiamo sapere da 2011 è passato, messo in campo il PAN, il piano turistico strategico, e praticamente che andava a rivedere quando è stato istituito il piano istituito nel 2001, se non vado errato, che in effetti era molto restrittivo, non si poteva toccare nulla, molto restrittivo. Con il PAN c'era un percorso che poi è stato sottoposto a osservazioni, dove si andava a modificare ma a migliorare senza stravolgere quel piano di riserva, quel parco di riserva, si poteva cominciare a intervenire, a modificare, a sistemare le abitazioni che c'erano, insomma tutta una serie di cose, e poi a creare anche un'agricoltura di nicchia. Di nicchia con un marchio. C'è stato un percorso che è durato diversi anni, quindi proprio tutte le osservazioni sono state viste insieme con l'ufficio del VAS regionale, si era arrivato a conclusione di un percorso che salvaguardava quel parco, quella riserva, con modifiche che andavano a migliorare
certe situazioni, e di colpo, con colpo di spugna, tutto quel lavoro è stato buttato in mare, era arrivato proprio a conclusione il panno. Allora il comune lo aveva adottato, bisognava semplicemente arrivare all'approvazione, ma erano state viste tutte le osservazioni alla regione, quindi era, c'era l'ultimo atto definitivo, e quindi veramente buttare a fuori anni di lavoro, ma che poi andava nella giusta direzione di modificare, non essere così restrittivo nel quello che si poteva fare dentro quell'area, e poi si passa da 1100 ettari a 25 ettari, veramente una cosa vergognosa, cioè alle 2 di notte viene fatta una cosa indecente, questa non è politica. È la brutta politica. Qualcuno ha definito un attentato ai danni della riserva, che poi è l'unica riserva esistente sul territorio provinciale. C'è la riserva di Punta Derci, c'è quest'area appunto del Borsacchio, un'area protetta con una fauna e con una flora particolari, questo è un dato scientifico. Ma ci sono tanti dati, c'è una flora particolare a livello di arbusti, ci sono arbusti particolari, sono piante secolari. Il problema qual è? Che io sono l'assessore all'ambiente e tengo molto, però è vero pure che non sono nemmeno estremista, cioè dico che bisogna cercare di coniugare sviluppo e rispetto dell'ambiente, e mi sembra che quel PAN andava in questa direzione, limitava, non si poteva nemmeno. Tanto è vero che gli agricoltori si sono arrabbiati, non tanto per la definizione della riserva naturale Borsacchio nei suoi 1100 ettari, si sono arrabbiati perché a distanza di 18 anni questo organo governativo della riserva, quindi che sarebbe stato nominato attraverso il PAN, non è stato mai approvato, e ci riferiamo appunto al piano di assetto naturalistico che avrebbe dato poi la possibilità di eleggere l'organo governativo e anche seguire delle strade importanti per ottenere dei finanziamenti europei. Ma sì, perché ripeto, si poteva recuperare, si poteva fare B&B, si poteva fare su quello esistente, si poteva migliorare, mentre lo spazio perimetrato all'inizio non permetteva nulla, quindi si andava in una giusta direzione. Parliamo invece di Teramo, perché Teramo comunque ha un'area verde interessante, che è quella del parco fluviale, indubbiamente è un'area di pregio sotto l'aspetto ambientale, naturale. Dimenticavo una cosa, che devo dire che sennò poi che il comune di Roseto si era adoperato in una giusta direzione, con delibere, con iniziative, quindi aveva seguito una strada corretta, sia il sindaco Pavone che l'attuale Nunez, quindi un plauso diciamo a loro. Tutte le amministrazioni hanno puntato su quella riserva. Sì, assolutamente. L'errore è stato appunto non arrivare subito a un organo governativo. Tornando a te, invece il parco fluviale, che pregio dà questa città? Ma il parco fluviale è un luogo di bellezza straordinaria che va sicuramente valorizzato. Adesso stiamo mettendo in campo proprio una delega del parco fluviale che io personalmente ci terrei molto. Ovviamente quello che le dicevo prima, con voi cooperare e tenerlo come vorrei non sempre si riesce, però stiamo mettendo in campo anche l'adozione di spazi gestiti da privati che in cambio di una piccola attività praticamente ci curano degli spazi ben delineati, quindi in questa fase di programmazione. Un progetto però che risale anche a qualche anno fa. Sì, devo dire, ma infatti noi abbiamo preso spunto da quel progetto, perché non bisogna essere chi ha messo in campo un'idea, se anche dall'altra parte politica, sì, se l'idea è buona, sì. Bisogna ovviamente sulle aree destinate non ero troppo d'accordo, io lo conosco benissimo il parco, però ecco, abbiamo seguito quella linea, adesso la riprendiamo, lo sta seguendo l'assessore Ciapanna dal punto di vista urbanistico, e quindi speriamo a breve di poter presentare un piano che proprio vede l'adozione anche per dare aree di servizio e avere un parco più curato e più bello, perché il parco è di bellezza straordinaria. Dico sempre che uno va nel parco, si muove, aria buona in mezzo al verde, canto degli uccelli, profumo dei fiori, perché poi c'è sempre il profumo del verde, quindi tra l'altro sto lavorando, ci stiamo sentendo spesso col CAI, dovrebbero mettere in campo un progetto di collegamento con Mondoro, sarebbe una cosa bellissima, che poi da Mondoro si potrebbero mettere in campo quei percorsi che ci portano direttamente alla montagna, quindi questa è un'idea cui tengo molto, ci sentiamo spesso col CAI, ho detto vedete, buttato giù un progetto di massima, dopo all'inizio
limite daremo qualche incarico per fare un progetto reale, perché sarebbe veramente bello poter collegare Teramo col parco reale con Mondone. Beh, questo progetto davvero aprirebbe, come dire, un mondo verso gli amanti delle escursioni, delle lunghe passeggiate, perché riuscire poi, insomma, come dire, passando dal parco fluviale a raggiungere Montone, da lì poi si va verso la montagna dei Prati di Tivo. Ma creare dei percorsi, ripeto, io mi sono fatto un giro in Trentino proprio per vedere da chi fa meglio di noi, è così. Beh, e quindi, la zona di Merano dove c'è il Passirio con quella passeggiata eccezionale. E quindi allora noi dovremmo prendere spunto per seguire, che poi si spendono tanti soldi lì, non è che ci servirebbero in investimenti così straordinari. E andiamo in quella direzione, ripeto, perché così facciamo conoscere il nostro territorio, lo possiamo valorizzare in questo modo. Quindi immaginiamo di arrivare a Mondone col parco fluviale, creare poi dei percorsi col CAI, che sta dando una grande disponibilità a sostenere questa iniziativa. Quindi dobbiamo andare in questa azione, è un modo per valorizzare il parco curato, perché poi da quando l'ho preso in mano io nel 2018, che ho cercato di dargli più attenzione, i frequentatori si sono quadruplicati rispetto a prima. Ovviamente l'abbiamo dotato di aree picnic, l'abbiamo dotato di parchi gioco, di aree fitness, adesso ne dovremmo fare un'altra. E poi ovviamente adesso dovrebbero entrare in funzione fra molto due casette, una riservato con la TEAM, con le associazioni ambientali, lì al Ponte a Catena, e un altro dovrebbe nascere un piccolo ristorantino lì al Largo dei Carolis, gestito poi magari da associazioni di ragazzi di Serra. Questo ne sta occupando l'assessore De Santis, speriamo che a breve si possa arrivare alla conclusione dell'affidamento, dove cercare di valorizzare e allo stesso tempo mettere in campo anche iniziative di tipo sociale. Prima tu parlavi dell'aria pulita, quindi della zona del parco, del canto degli uccelli eccetera. C'è il professor Berrino, noto medico infettivologo, appassionato di nutrizione, il quale oltre a dare consigli su una corretta alimentazione basata essenzialmente su granaglie, parliamo appunto di riso, di grano, ma non cibo raffinato, integrale, proprio perché contiene tutti i suoi valori nutrizionali, oltre a frutta e verdura, limitando il consumo di carni rosse, che la scienza ci dice, insomma, possono essere causa anche di malattie pesanti, brutte, e limitando anche il consumo di latte e derivati, perché l'uomo non è nato per consumare il latte. Assolutamente. No. Parlava anche della meditazione, della necessità che la persona ha a volte di frequentare ambienti salubri e riflettere, meditare, no? Sotto questo aspetto il parco fluviale può essere una soluzione ideale per chi vuole riflettere e meditare. Assolutamente, un altro luogo che dobbiamo recuperare assolutamente è il Ponte Messato, che si trova alla fine di dopo sotto Viale Bove, bellissimo, lì c'è il ponte da recuperare, c'è una cascata, quindi sono luoghi da recuperare proprio per poter avere dei luoghi a disposizione dove si può veramente meditare, riflettere, cogliere le piccole cose che sono importanti per noi. E quindi camminare in mezzo al verde ci può aiutare a eliminare tutte le tossine dello stress. Sì, questo è sicuramente. Ma devo dire, ripeto, che negli ultimi tempi la frequentazione del parco si è quadruplicata, quindi se diamo uno spazio più curato ci sarà ancora più una frequentazione. Curato è sicuro. E poi non ci dimentichiamo, c'è la presenza dei due cigni nel parco fluviale, di Johnny e Gemma. Esatto, tra l'altro. Una bella storia da raccontare, veramente. Io, se dovessi raccontare l'intelligenza di Johnny, è qualcosa di... Tanto è vero, sono venuti quelli di Lina Verde, sono rimasti meravigliati. Io ho fatto pace con Johnny comunque, perché avevi portato via... Ma guarda, la femmina, sì, era accaduto qualcosa? Sì, tra l'altro è stato scritto un testo su quella storia dove sì, Johnny, sì. Mi dispiace, non so se ce l'ho, perché è troppo bello, lo vorrei leggere. Se ce l'ho non lo so. Allora perdiamo dall'inquadratura all'assessore Valdo Di Bonaventura, tra poco ci leggerà il testo. Se ce l'ho non lo so, però sì, non è certo, però insomma anche questo è il bello della diretta. Mi dispiace che non ce l'ho. Allora, racconta proprio della storia di Johnny, che a un certo punto purtroppo viveva felice nel parco fluviale insieme alla sua Jenny,
E a un certo punto purtroppo Jenny ha beccato un amo che dei ragazzi avevano messo di 5-6 anni e insomma stava male, quindi non si nutriva più, stava male. A un certo punto io la seguivo, mi hanno avvisato e sono andato a prelevarla, devo dire che anche con qualche difficoltà. E quindi lui che cosa fa? Praticamente dice: io mi sono fidato di questo amico umano e lui mi ha rubato la mia Jenny. Il giorno successivo, io ero perso senza la mia azienda, a un certo punto il giorno successivo il mio amico umano veniva a salutarmi, che ci vado quasi tutti i giorni. E la cosa strana, in effetti io quando andavo quei giorni che non c'era gente, lui fuggiva, non mi voleva vedere. Sì, sì, e che succede? E quindi dice, e lui dice: che faccia tosta questo, mi viene pure a salutare, mi ha portato via l'amore, mi ha portato gente. E poi invece mi sono sbagliato, perché è avvenuto un miracolo, mi ha riportato Jenny e da quel giorno ho capito che avevo per amico, oltre l'amore di Jenny, avevo l'amore di un amico umano, Valdo, quindi avevo trovato l'amicizia. È una bella storia, perché veramente, tra l'altro, con attraverso Jenny e Jenny io faccio molta educazione ambientale. Sì, non sì. Per niente ho nominato con i cigni della villa, lì ho nominato 100, 200 bambini guardiani della villa. E al Parco Viale 150 voglio proseguire su quella strada, adesso devo fare dei cappellini, magliette, il sindaco in fascia tricolore che nomina questi bambini, perché dobbiamo puntare sull'educazione delle nuove generazioni. Assolutamente d'accordo, perché poi avremo gli uomini del futuro, gli uomini e le donne del futuro che hanno dentro di loro il seme appunto dell'educazione ambientale, e questo diventa importante. Però per veramente quella migliore. di giorni è una storia incredibile, cioè, non sono andato una settimana, ma vado a salutare tutti i giorni, e l'altro giorno dopo una settimana io penso che ha fatto una festa incredibile, si è messa a correre, si alza la terra, c'è un lui mi ascolta, lo sembra strano, io quando gli parlo lui fa così, mi ascolta e gli faccio fare le corse sull'acqua, lo chiamo, viene fuori, esce fuori dall'acqua, e quindi è veramente uno strumento, c'è un rapporto di fiducia, c'è un rapporto di fiducia, ma ripeto, mi è molto utile, perché quando vengono i bambini presento Johnny, faccio fare le corse sull'acqua, e per i bambini rimane qualcosa di importante, cioè rimane l'esperienza. I bambini più che le parole contano le esperienze. Poi dico che devono portare insalata, non portare il pane, e alla villa vanno tanti bambini che portano insalata. Ma cosa ti senti dire però nei confronti dei vandali che hanno attentato la salute, in questo caso di Jenny, di persone che buttano anche sostanze? Ma veramente per diverse sere sono state persone pure assassate. E poi cioè, tu sei stato preso a sassate? No, i cigni. I cigni? Sì, sì, sì. Infatti poi dopo quei giorni là non mi ascoltava più, giorni era perso. Che devo dire? Io capisco che ci sono generazioni che hanno saltato le regole, i comportamenti, poi c'è gente, purtroppo dobbiamo annotare che c'è una classe giovanile spesso che fa uso di alcol in maniera indiscriminata, esagerata, dico io, e quindi non si rendono conto, a volte per rompere la noia mettono in campo certi comportamenti inaccettabili. Ecco perché io ripeto, lavoro molto sui bambini, spesso prima del Covid, però non l'ho potuto fare, andavo nelle scuole. Sì, ma qui c'è una responsabilità a monte dei genitori. Assolutamente, però. Ragazzi, abbiamo avuto strumenti educativi anche un po' rigidi, fatti di cucchiai di legno e di ciabatte. Io non dimenticherò mai quando si litigava con qualche amichetto, mia madre interveniva, non voleva sapere chi aveva ragione, prendevano orecchio a casa. Sì, sì. Quelle erano le regole. Purtroppo dobbiamo cercare di fare il nostro meglio. Io ripeto, per esempio, una cosa che faccio, che facevo, adesso lo devo riprendere, poi c'è stato il Covid che ha fermato questa iniziativa, facevo delle aiuole nelle scuole e facevo mettere al dimora i bambini 3-4 anni le piantine di fiori, perché al bambino rimane l'esperienza, quindi quando dico ricordiamoci la bellezza, ieri c'è un mondo di valori, c'è un mondo di crescita, di rispetto dell'ambiente, di tutto, dell'umanità in generale. Quello che fate è molto bello, perché poi se oggi ci sono ragazzi, adolescenti che hanno perso il senso dell'educazione, del rispetto nei confronti dell'altro e dell'ambiente, lo si deve anche a dei genitori che hanno sbagliato probabilmente qualcosa. Riuscire ad educare oggi invece più piccoli saranno gli uomini e le donne di domani, i genitori di domani, che insegneranno ai loro figli, quindi è una catena che si ripete, dunque insegneranno ai loro figli il rispetto verso l'altro e verso l'ambiente, no? Beh, queste sono le ragioni di questo mio modo di portare avanti queste iniziative, perché loro saranno i futuri cittadini e quindi devono avere, perché io ho avuto la fortuna, dico sempre,
ho vissuto molto da vicino con mio nonno in montagna, che io lo chiamo il nonno di Heidi, perché lui aveva tutti gli animali della fattoria e mi portava sempre con sé, quindi da lì nasce anche l'idea di chiamare. Per avere un contatto con gli animali bisogna sempre mettere un nome, perché lui poi memorizza, e quindi però io da piccolo lo facevo con la capretta. Comprendo, perché anche io ho avuto un nonno contadino che aveva gli animali, quindi c'era questo rapporto con gli animali, erano gli animali della fattoria in pratica, no? Che servivano anche, purtroppo dobbiamo dire, per la sopravvivenza, perché a quel tempo insomma, sì, c'era una certa povertà, ma si stava bene, devo dire che si stava bene. Grandi valori, e c'è stato sempre un grande rispetto verso questi stessi animali, verso tutto ciò che era ambiente e che era. Assolutamente, io devo ripetere, questa mia visione la devo a mio nonno, che è una persona di una dolcezza unica. Io ero legatissimo, forse perché mio padre poi non c'era, lavorava fuori, sempre fuori, quindi io ero sempre vicino a lui, era il mio idolo, era un uomo dolce, ecco, ripeto, da lì nasce questa sensibilità, attenzione verso l'ambiente. Questo conferma quello che si diceva, ciò che si insegna poi si viene fuori, si vive da adulti. E quindi insomma questa storia dei cigni alla villa, a parte la villa, quando sono arrivato ero in uno stato di abbandono totale. Poi parlando con l'amico Falconi si parlava dei cigni, e fui lui, disse guarda, qui sarebbe bello. Io quando me l'ha detto non mi è sembrato vero, mi ha dato un'idea fantastica, e quindi io un po' d'amici abbiamo acquistato questi cigni. Poi la storia di Johnny è bella, perché Johnny praticamente si era creato una coppia, uno era morto vicino alla villa, veniva sempre attaccato, decise di portarlo al parco giocattoli. Però poi il cigno Johnny era triste, perché i cigni sono monogami, devono stare in coppia, allora andai a Pozzuoli a prendere questo cigno. Ovviamente i cigni, il comune non ha speso un euro, diciamolo, perché sono stati pagati dal sottoscritto, che poi Falcone pure, Giancarlo Falcone, e quindi sono andato a Pozzuoli, e qualcuno quando mi chiede ma perché ti vuole bene il genio, io dico perché ho trovato la fidanzata. Valdo, abbiamo un minuto, allora perché Valdo ha deciso di impegnarsi nella politica? Delle ragioni principali è questo. Primo, la questione affrontare in maniera seria con la sanità, mettere in campo strategie importanti. Intanto dobbiamo fare in modo che i medici di base tornino a fare i medici di base, togliere un pochettino di burocratizzazione, perché devono bere scartoffie sul cartoffio, attrezzarli di ecografo, elettrocardiografo, perché i primi step di controllo lo devono fare loro. È troppo comodo, oggi mandano tutti in ospedale e poi si crea l'affollamento, quindi mettere in campo questa iniziativa, eliminare le liste d'attesa in qualche modo, almeno non dico eliminare, ma migliorare la situazione. Se non altro possiamo pure dire di cercare alla fine di chi deve pagare in base al suo modello di sé, perché se uno non ha la possibilità, di abbassare di molto i costi. La salute è sancita dalla nostra Costituzione, il diritto alla salute, non dobbiamo mai dimenticare questo. In questo momento si sta andando contro il diritto alla salute, c'è una parte di popolazione che non si cura più, quindi si parla tanto, ci riempiamo la bocca di prevenzione. Un'altra ragione che mi ha messo in campo, io ho la seconda figlia che ha delle difficoltà, quindi inclusione, cercare perché questi ragazzi possono dare molto, attivarsi per mettere in campo interventi importanti per l'inclusione sul lavoro della disabilità. Se vediamo sul bilancio regionale ci sono inerzie, somme veramente indecenti. E poi dobbiamo fare in modo di mettere in campo strategie per valorizzare il nostro territorio bellissimo. Vi posso dire che noi abbiamo soprattutto la provincia di Teramo, un territorio straordinario, che poi ha la possibilità di avere mare e montagna, ma se non valorizziamo il nostro territorio non possiamo avere l'ambizione di diventare una regione turistica ad alto livello. Assolutamente d'accordo, e speriamo insomma che la regione possa sempre, come dire, mettere in campo strategie importanti per valorizzare questo paesaggio straordinario che l'Abruzzo ha. Grazie a Valdo di Bonaventura. Grazie a voi, per questa chiacchierata mattutina. Io ringrazio quanti ci hanno seguito, come sempre chi è in regia, Giancarlo Rapagnà e Fabio Fedeli alla camera. L'appuntamento con A Colazione domani mattina, come sempre alle 9 troverete Fabrizio Cardinale e il suo ospite. Buona giornata. Buongiorno.